ci impegniamo, noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto né chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. Ci impegniamo, senza pretendere che gli altri si impegnino per noi, senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza condannare chi non si impegna, senza cercare perché non si impegna. Se qualche cosa sentiamo di potere e lo vogliamo fermamente, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci facciamo nuovi, ma imbarbarisce se scateniamo la belva che c'è in ognuno di noi. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, una ragione che non sia una delle tante ragioni che bene conosciamo e che non ci prendono il cuore. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo, ma per amarlo. Impegno è una parola che ci piace molto. Anche amore è una parola che ci piace molto. Ma quando abbiamo dato vita al Teatro dell'Argine, quasi 30 anni fa, la parola che ci piaceva di più era teatro. Avevamo poco più che 20 anni. Volevamo fare lo spettacolo più bello del mondo, lunghe tournée in giro per l'Europa, diventare bravi e famosi. Ben presto, però, abbiamo realizzato che lo spettacolo più bello del mondo è là fuori. È il mondo lo spettacolo più bello, anche nei suoi lati più oscuri, quelli che vorremmo cambiare. E così abbiamo iniziato a lavorare non solo a teatro, ma anche fuori dal teatro, nelle piazze, nelle strade, nelle scuole, nei centri di accoglienza, in carcere, in ospedale, sul nostro territorio, che ruota intorno a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, dove è situato il Teatro della Città del quale abbiamo la direzione artistica, ma anche in Italia e all'estero, in Europa, Africa, Medio Oriente, Centro e Sud America. A fare cosa? Le cose più strane. Spettacoli, certo, ma anche progetti di teatro partecipato in cui chiedere a centinaia, migliaia di bambini, bambine e adolescenti come vedono il mondo in cui viviamo e come vorrebbero cambiarlo o se hanno progetti concreti per migliorare la città in cui vivono. Lavori in contesti privati dei diritti più basilari. Tra questi anche il diritto alla cultura e all'arte, che non significa solo andare a un concerto o a vedere uno spettacolo, ma avere la possibilità di coltivare un po' di bellezza e con essa di coltivare se stessi. Il teatro ha anche questo potere. Un potere generativo, maieutico, trasformativo. Ci dà vita, ci aiuta a portare fuori ciò che abbiamo dentro, ci trasforma. Trasforma noi stessi, le persone con le quali entriamo in relazione, ci insegna la relazione, la convivenza, ci mostra i nostri limiti e le nostre potenzialità, ci dà voce, ci dà corpo, ci restituisce a noi stessi, mentre crea bellezza e legami.
questo potere del teatro, questa attitudine al fuori, alla relazione, al legame con il mondo, è stata trasformativa anche per noi come gruppo. Oggi il Teatro dell'Argine comprende diverse generazioni di artisti, insegnanti, tecnici, organizzatori, amministratori, donne e uomini che hanno a un certo punto incrociato il loro cammino con la compagnia, anche da giovani o giovanissimi, e hanno poi deciso di farne il loro mestiere. Ed è stata trasformativa anche per le nostre creazioni artistiche. Il nostro modo di concepire e creare arte, teatro, è cambiato radicalmente. Abbiamo esplorato le forme e i linguaggi più diversi, esplorato i confini tra discipline e competenze, tanto nella messa in scena e nel processo di costruzione dello spettacolo, quanto nella creazione dei contenuti. Spettacoli che nascono da interviste o da lunghi processi che mescolano in prova e in scena professionisti e non professionisti. Spettacoli site-specific, nei quali il racconto non può prescindere dallo spazio nel quale viene raccontato. Spettacoli di teatro fisico, che comprendono discipline circensi, che includono artisti visuali, e spettacoli che fanno uso delle più moderne tecnologie accanto a spettacoli dall'impianto più tradizionale, con un solo attore in scena e una buona storia da raccontare. Ecco, quando abbiamo iniziato, per noi teatro voleva dire palcoscenico e basta. Ora sappiamo che teatro significa mondo, significa impegno, significa cambiamento, significa trasformazione e naturalmente significa amore. Il teatro è un tipo buffo. Il teatro non è un tipo, il teatro è un mondo. Il teatro è un raccontatore di storie, di destini, di uomini. Penso sia una cosa che di cui abbiamo bisogno tutti, è il gioco, l'interpretare qualcosa di qualcuno. È stare con le persone, è ritornare bambini. È... Sono circa 6 anni. Che gioco a fare teatro. È un modo per dire a tutti quello che penso. Aiuta secondo me anche a cercare di conoscere meglio se stessi. Chi sei? Chi sono gli altri? La vita di tutti i giorni. Ti dà un fuoco dentro. Una cosa per tutti il teatro.